Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice il Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Thank you.
vista risurrezione è garantita, in certo senso, dall'Eucaristia. L'Eucaristia, la Santa Messa e soprattutto la Santa Comunione ci viene offerta come sacramento di vita, di vita eterna, che ci prepara alla vita eterna. Perché l'Eucaristia ci prepara, ci procura vita eterna? Perché appunto comunichiamo non solo con la morte di Cristo, ma anche con la risurrezione di Cristo. E la seconda lettura, pensa alla lettera ai cristiani di Roma, in questa lettera di Ante, l'Apostolo Paolo non separa mai la morte dalla risurrezione di Cristo. Così il credente sarà raggiunto anche dalla risurrezione di Cristo, che parla anche di giustificazione.